partita l'ha vinta la squadra che ha cercato la vittoria con maggiore volontà e questa è stata, senza ombra di dubbio, il Catanzaro. Una partita che il Perugia ha perduto paradossalmente quando è andato per primo in vantaggio e non ha saputo chiudere il conto approfittando dello sbandamento che il gol di Goretti aveva creato nelle file dei padroni di casa. La squadra di Mazzone ha dimostrato sul campo di avere le armi giuste per uscire al più presto dalle posizioni difficili della classifica. L'incontro non è stato di grande livello tecnico, rovinato soprattutto dal terreno pesantissimo. Il risultato si è sbloccato al decimo della ripresa, con un'azione prolungata del Perugia iniziata da Casarza e proseguita da Paolo Rossi, che superata la metà campo ha lanciato in profondità Goretti. Il numero 7 perugino è entrato in area, il suo primo tiro è stato respinto da Mattolini, ma sulla ribattuta Goretti ha fatto gol. Il Perugia ha mancato il raddoppio al quindicesimo, 4 minuti dopo il primo gol, con un'azione condotta da Bagni. È stata un'azione iniziata da Dalfiume e proseguita da Goretti, che ha lanciato Bagni in area. Il traversone dell'ala sinistra non è stato corretto in gol da Paolo Rossi, che ha mancato clamorosamente la deviazione. Il gol del pareggio del Catanzaro è giunto al 28esimo del secondo tempo su calcio di punizione di Palanca, una staffilata che ha superato barriera e portiere. Vediamo il gol di Palanca, molto bello. Il gol vincente invece al 40esimo è stato segnato da Bresciani, il numero 14 del Catanzaro, che era subentrato al terzino Sabadini. L'azione è partita da un errore del Perugia di Bagni, una disattenzione di Bagni che è costata cara al Perugia. L'azione è stata poi proseguita da Orazzi, che ha crossato per Bresciani, che di testa ha anticipato sia della Martira che Malizia. Per il Perugia molti rimpianti per un punto perduto in malo modo. Per finire una curiosità, anche la seconda sconfitta in 12 mesi del Perugia ha visto come arbitro Riccardo Lattanzi, ma Milano a parte, questa volta il direttore di gara è pienamente al di sopra di ogni sospetto.